Il percorso che viene presentato stamattina fa parte della filiera professionalizzante di formazione tecnica superiore di Regione Lombardia. Il percorso parte con 20 ragazzi che sono stati assunti all'interno di 5 grosse aziende del comparto produttivo del settore acciaieria del nostro territorio. Ragazzi faranno due macro attività: in azienda, mansione lavoro e formazione interna in training on the job, mentre qui da noi per la durata di 400 ore svolgeranno attività di formazione esterna per andare ad implementare le proprie competenze tecniche del settore. Il percorso, che ha una durata di circa 10 mesi, è iniziato ufficialmente la scorsa settimana e terminerà il 30 di giugno con esame per il conseguimento della specializzazione tecnica. Presentato all'Istituto Salesiano Don Bosco di Brescia, il percorso dedicato alla formazione di Regione Lombardia. Ne parla ai nostri microfoni la consigliera di Regione Lombardia, Claudia Carzeri. Sì, vede la formazione di questi ragazzi perché è indispensabile che i ragazzi dopo un percorso di studi trovino il lavoro, e grazie a queste formule, agli ITS, quando abbiamo iniziato il percorso con gli ITS, anzi in questa legislatura Regione Lombardia ha aumentato gli ITS del 140%, quindi è fondamentale che i giovani sappiano indirizzarsi nella maniera più idonea perché alla fine del loro percorso educativo trovino un lavoro solido e trovino un lavoro soprattutto che gli garantisca anche uno stipendio importante, perché insomma andiamo incontro a delle difficoltà sociali e quindi il lavoro è fondamentale per la vita di coppia e per la vita formativa dei giovani e degli adulti. Sì, questo è un percorso che li vede entrare a pieno regime nelle dinamiche aziendali, e entrare nelle dinamiche aziendali vuol dire insomma aver acquisito quelle competenze che poi all'azienda non fanno perdere tempo per formare i dipendenti, quindi fondamentale nella fase di acquisizione delle competenze. Sì, allora noi siamo in attesa anche dei fondi PNRR per ampliare maggiormente l'offerta formativa, una offerta formativa che vada sempre di più in questa direzione. Queste scuole erano considerate un tempo scuole di serie B, oggi sono a pieno titolo entrate nella formazione globale di un giovane, quindi anche considerarle di serie A, fondamentale per la nostra regione e fondamentale per gli istituti come quello dei Salesiani, che le sta utilizzando e sta creando tantissimi giovani al mondo del lavoro. Il percorso coinvolge 20 ragazzi che sono stati assunti da 5 grosse aziende che operano nel settore della metallurgia. Beh, innanzitutto i giovani sono il nostro futuro, quindi di per sé è importante per le aziende come le nostre, in generale per tutto il tessuto imprenditoriale, dare delle opportunità. C'è un tema di competenze oggi, di mismatch delle competenze, che soprattutto le competenze tecniche, e quindi è importante fare dei percorsi che siano formativi per completare dei percorsi già scolastici importanti di questi ragazzi e aiutarli a completarsi con esperienze tecniche sia ancora in aula che nelle aree produttive. È il tema delle competenze. Il costruire risorse, aiutare la crescita ai ragazzi e dare la possibilità di avere anche un network, perché questo percorso metterà comunque ragazzi che poi lavoreranno in 4 aziende, 4 gruppi importanti del settore siderurgico, di crearsi anche un network tra di loro, potranno anche poi rafforzarlo, perché come sappiamo sempre di più il network è un tema importante anche nella formazione. Saranno affiancati a dei manutentori, meccanici ed elettrici, per acquisire competenze esperienziali all'interno dei reparti acciaieria e laminatoio dello stabilimento di Serezzo. E mediante l'affiancamento on the job con del personale esperto che è abituato ad affiancare dei ragazzi giovani, quindi a formarli, a fargli acquisire competenze in un percorso di crescita che li porti a diventare responsabili di area, perché avendo una base scolastica ed aver frequentato un percorso di studio come quello che garantisce l'IFTS saranno sicuramente in grado di ricoprire posizioni di responsabilità.